Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Martino in Giappone e sto per cambiare i capelli ancora, non avevo abbastanza con il colore viola che è andato via subito tra l'altro, però adesso ho aggiunto questo bellissimo colore oro e il ragazzo qua mi ha suggerito di fare un altro colore e intanto adesso mi stava facendo un bel taglietto così un po' a caschetto, così per mettere un po' a posto i capelli. E vediamo ragazzi, io ogni volta che cambio il colore, ormai iniziato, ho fatto il primo colore l'altra volta, adesso non finirò più, no. Bene, bene, mi sono fatto anche la barba ragazzi, bene, bene. Facciamo un bel tagliettino cortino, così siamo pronti per l'estate. E dopo cambiamo il colore. Oh, do? Oh, Ine! Oh, ciao doi. Ciao doi. Ok. Già. Iro kawarimashou ka? Donna iro kana? Donna iro kana? Bene ragazzi, siamo pronti, mi hanno messo anche questo coso per il colore. Ci vorrà un'oretta. Vediamo come verrò. Sono sempre un po' agitato quando cambio il colore ai capelli. Non siete curiosi del colore che farò? Allora, vi voglio tenere un po' suspense. Vediamo che colore ho scelto. E lui è super contento. Appena gli ho detto voglio fare il colore. Ma in realtà me l'ha suggerito lui, perché mi ha detto ho ormai già fatto il primo step e questo in teoria, se vuoi fare una cosa fatta bene, fai il colore definitivo. Sta facendo l'impasto tipo carbonara. Eccolo qua, carbonara. Poi si so. Grande. Mi ha messo anche il paraorecchie. Attenzione. Ora non sento più nulla. Si sta mettendo anche i guanti da medico. Vediamo cosa viene fuori. E vai che si parte con il colore. E mi ha detto che sarà freddo, ma va bene così. Sono proprio curioso di vedere come vengono. Il colore sembra promettente, eh? Cioè, vi dico subito che non è un colore che mi cambierà la vita, però mi ha detto che è molto popolare tra i giovani adesso dei giapponesi. Quindi vediamo come viene. Siamo. Piano piano, guardate, fantastico, sta già cambiando un po' il colore, eh? Ottimo. Penso che ormai la prima operazione è finita, dopo dovrò aspettare. Ottimo! Ma guardaci, nanne ngurai koko kono mise? Mo 7 nen iro wa shiteru. Motto ya komo ne? Motto ya komo. Nara 7 nen kara 10 nen ngurai. 10 nen ngurai ya ne. Demo yao. Sugoi ne. もうおじいちゃんに会った、私えもう常連さんでも日本人はいつも若く見える、え全然変わってない、本当、うん、すごい。ecco il cielo fa come se fossi una sardina, eccolo qua.
Da un po' ungurai? 10 ungurai. 10 minuti. E vai. Oh, che bello. Perfetto. E adesso mi ha spostato qua. Sono qua che devo aspettare 10 minuti, mi ha messo il timer. E guardate qua, c'è tutta il posto dove ci sono tutti i magazine, ma penso che sia una cosa abbastanza comune in tanti parrucchieri, sia in Giappone che in Italia, no? Comunque io vengo qua da tanto tempo, io sono mai più da 10 anni secondo me che vengo in questo parrucchiere, e ha cambiato 2 volte la gestione, però ho sempre tenuto comunque i contatti sia con quello precedente che con quello. Sono andato addirittura nel gestore del precedente parrucchiere, che era sempre qua, ero andato nel suo negozio che era un po' lontano, ci sono andato 2 o 3 volte, poi dopo ho detto vabbè, qui è molto più vicino a casa mia, l'altro è un po' lontano. Alla fine mi sono affezionata qua, va bene. Sai, quando ti affezioni a qualcosa, poi dopo è difficile staccarsi, ecco. Per fortuna che, anche se vivo a tantissimi chilometri dall'Italia, sono riuscito a comunque trovare un parrucchiere che è di fiducia, tra virgolette, ecco. Che vengo qua, mi faccio tagliare i capelli. Comunque l'altra volta avevo fatto il colore in un altro negozio, non so se l'avete notato. Il motivo perché l'avevo fatto è perché innanzitutto non volevo trovare un negozio che facesse solo il colore dei capelli, e quindi ho cercato un po' come facevano i giovani, ecco, ho messo l'hashtag su Instagram e ho trovato quel locale. Ho fatto la mia prova, è andata bene, sicuramente mi sono contento, sono felice, però questa volta ho voluto dare diciamo anche far felice anche il parrucchiere dove vado sempre, anche perché sai, me l'ha detto, ma dove hai fatto il colore? Sono andato in altro negozio. Ah, ok. Cioè, un po' ti fa un po' star, hai capito? Non ti fa star bene, ecco, dire che sono andato da un parrucchiere all'altro. Però purtroppo secondo me ci sono talmente tanti parrucchieri che a volte ti viene anche voglia di cambiare, no? Cioè proprio a livello mentale ti dice dai, proviamo a fare questa cosa, proviamo ad andare lì, proviamo ad andare là, però dopo non ci pensi mai che magari il parrucchiere dove vai di solito magari ci può rimanere male. Questa è una cosa che ho capito, ecco, in questa transizione tra un parrucchiere e l'altro, ecco. Me li ha un po' mossi, adesso mi ha detto che ci vorrà ancora un po' di tempo, me li ha lasciati un po' così, sembra un personaggio di Star Trek. Ecco ragazzi, vi presento il mio nuovo colore, che è un misto tra silver e brown, quindi light brown silver, che allora dovrebbe un po' mutare nei prossimi giorni, quindi vediamo. Sono un po' tornato al colore praticamente che avevo precedente, il mio colore naturale, però vedete che c'è quella lineatura un po' diversa, questo shine un po' diverso. Magari a primo impatto non si capisce tanto, ma vediamo poi come muterà. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo usciti. Questo è il mio nuovo colore per i prossimi qualche mese. Comunque avevo provato a fare il viola, i capelli viola, che sono durati abbastanza poco. Quindi sono felice di aver provato, ma un po' e deluso di quanto sono durati poco, ecco. Vabbè, però alla fine è così, dai, i colori non sono permanenti, quindi va bene così, dai. Comunque ragazzi, questo ancora non si capisce bene tanto, ma boh, vediamo se, come dice il ragazzo, cambierà nei prossimi giorni un pochino, ma già a me piace. No, sì, mi piace, anche perché sono ritornato un po' al colore originale, ecco, dei miei capelli, però sono ritornato da uno scolorimento di colori, quindi il colore che mi ha messo mi ha detto che si chiama silver light brown, quindi in teoria dovrebbe essere luccicante, ecco, cioè dovrebbe essere un marroncino chiaro luccicante tendente all'argento. Boh, che ne dite ragazzi, come va? Vi piace? Ragazzi, adesso sono
all'ufficio postale perché devo spedire questo pacco gigante dove c'è la t-shirt della nazionale giapponese che aveva fatto una special edition, e c'è un mio amico che me l'ha richiesta, allora gliel'ho cioè lui l'ha comprata e me l'ha fatta spedire a casa mia, e adesso gliela spedisco io a Napoli. E solo che adesso che c'è il coronavirus è veramente, c'è un processo pazzesco da fare, devo fare tutto questo, andare nell'applicazione e mettere, creare il PIN, il codice, tutto questo per le procedure della spedizione e anche per il track, ecco, quindi how to use international email page, bla 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 bla. Your postal item may not be delivered if you use Android label, quindi se scrivo a mano potrebbe esserci dei problemi che non vengono ricevuti dal destinatario. E niente ragazzi, auguratemi buona fortuna, vediamo come va.